Buongiorno a tutti! Oggi vi voglio mostrare come si può preparare in casa della cioccolata calda. Allora, intanto andiamo a fare una specie di preparato che ci servirà appunto quando dovremo fare la nostra cioccolata calda. Vi servono tre ingredienti che sono 120 g di zucchero semolato, 55 g di cacao amaro che io ho già setacciato perché non deve fare i grumi, 25 grammi di maizena, anche questa già setacciata. Ora non andiamo a fare nient'altro che mischiare insieme. Nostri ingredienti. Eccolo. Mischiamo bene e schiacciamo anche un pochettino perché se si è formato qualche grumetto andiamo a disfarlo. Quando sarà ben mescolato, lo potremo riporre in un vasettino in cui, cioè sul quale andremo a mettere un'etichetta con scritto appunto cioccolata calda o misto per cioccolata calda, quello che volete. Basta che vi ricordiate sempre di scriverci sopra che cos'è. Questo sarà il nostro preparato per quando decideremo di fare la cioccolata calda in casa. Bene, ora andiamo a preparare la nostra cioccolata calda. Allora, vi serviranno 40 grammi del vostro preparato per ogni tazza e 165 grammi di latte sempre per ogni tazza che andrete a preparare. Quindi, ogni persona che vorrà bere la cioccolata calda, voi metterete 40 grammi di preparato e 165 grammi di latte. Io qui l'ho fatta per 4 persone. Quindi ho 160 grammi di preparato nella pentola, lo vedete qui, e 660 grammi di latte. Adesso vado a stemperare poco alla volta il mio preparato perché non devo fargli fare grumi. Vado a metterlo sul gas. Ecco, mi raccomando, quando siete sul gas tenetela sempre mescolata. Ci vorranno una decina di minuti. Prima potete usare un fuoco più vivace, poi vi consiglio di metterlo più basso. Io adesso lo abbasso ancora, sta cominciando a tirare. Ecco, non vi ho detto che potete già in pentola così aromatizzarla anche in vari gusti. Per esempio, potete metterci della vaniglia. Potete aggiungere del peperoncino, potete mettere del cognac, del brandy, degli altri liquori, del rum. Ecco, vi consiglio però, per esempio la vanillina potrebbe essere benissimo messa già nel preparato iniziale, però magari non piace a tutti, quindi magari tenete il preparato iniziale, così com'è, senza aromi, e poi aromatizzatela, nella pentola quando la preparate, così riuscite a preparare anche un tipo diverso per chi magari la vuole ha un sapore diverso. Ecco, il cognac e il rum possono essere aggiunti anche dopo, addirittura quando la cioccolata è già pronta, ma anche la vaniglia se volete. Adesso sto già tirandolo. La faccio bollire ancora qualche minuto, qualche attimo più che altro, tenendo sempre mescolato e vedendo di non farla attaccare sul fondo.
Ora la nostra cioccolata è pronta, la vado a versare in tazza, vedete com'è bella densa, e posso servirla in tavola magari con una bella spruzzata di panna montata. Se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace, condividete e magari iscrivetevi al canale, che così potrete vedere quando metterò altri video. Grazie e buona giornata!